Al centro di una intensa 3 giorni, che termina domani, ci sono i social media e le piattaforme digitali che offrono maggiori strumenti per le aziende a sostegno della comunicazione esterna e interna. Il corso di formazione, che sarà replicato nelle giornate del 18, 19 e 20 dicembre, è stato tenuto da Mauro Facondo, docente della Ruiz Business School, formatore manageriale ed esperto in marketing e comunicazione, specializzato in strategie sui media digitali, che ha parlato anche dei principali trend del 2020 in materia di social media. Intanto non esiste solo Facebook, quindi questa è la prima grossa evoluzione che mi sento di dare come messaggio. Quindi oggi si parla di comunicazione omnicanale, multicanale, e quindi ci sono diversi social network che ci permettono di dialogare con diversi pubblici che hanno diverse caratteristiche. Se dobbiamo attivare una comunicazione ai cinesi, utilizzeremo WeChat, che è il social network dei cinesi. Se dobbiamo attivare una comunicazione ai russi, useremo VK, che è il social network russo, così come per fascia di età. Se dobbiamo attivare una comunicazione che sensibilizzi i giovani, non possiamo sicuramente utilizzare Facebook, considerato dai giovani come il social network di nonne e nonna, ma dovremmo utilizzare probabilmente TikTok, perché i giovani che comunque rimangono su Instagram stanno tutti migrando su TikTok, che molti dicono essere il nuovo Instagram. E quindi noi come dobbiamo utilizzare i social network? In maniera consapevole. Dobbiamo, prima di utilizzarli, fare una strategia a monte. Perché utilizzarli? Per quali obiettivi? Per quali pubblici? Che valori vogliamo comunicare con i social network? Che tipo di contenuti vogliamo comunicare? E quindi solo dopo faremo la scelta del canale. Ma quello che mi preme più dire è che nel mio percorso di oggi io i social network li ho messi come terzo pilastro. Perché avendo parlato a più ampio raggio di trasformazione digitale, ho voluto parlare dei 3 pilastri della trasformazione digitale. I 3 pilastri sono persone e cultura, processi e comunicazione, e l'ultimo, il terzo pilastro, media digitali, e quindi anche social media, e tecnologie abilitanti, quindi i tool e le piattaforme che ci permettono di gestire i social media. Perché è importante partire dal primo pilastro, dalle persone? Perché quello che noi tutti siamo chiamati a fare è di creare cultura nelle persone, nelle aziende, a partire dal nostro vicino di stanza, nei confronti dell'innovazione. Educare le persone a non avere paura dell'innovazione.